Una volta che è installato possiamo aprire il file 04 CLIPPlains. Questo file, se noi lo andiamo ad analizzare, vedremo che ha un cap hole e uno slice plane. Li cancelliamo. Se non siamo all'interno della command panel, nell'area di modifica, ma nell'area di creazione, il concetto che lui mi propone quando lo attivo direttamente da qua e muovo il mouse è quello di una linea che va a tagliare. Ok? Se faccio un clic con il tasto destro del mouse esco fuori dalla creazione. È più semplice andare ad esempio in una finestra come questa. Ok? E lo rifacciamo. Lo facciamo direttamente da qua, clip planes. Faccio un clic con il tasto sinistro, lui mi dà un rubber band, quindi una linea molto estesa che è simile al quick slice presente all'interno di 3ds Max nell'edit poly. E quando faccio un clic direttamente qua, se osservate nella finestra prospettica qui sotto, vedete che lui sta tagliando, sta bucando. Quando rifaccio un clic, chiude. Io sono ancora dentro al comando, questo significa che se faccio un clic direttamente in questa locazione ho ancora possibilità di introdurre un altro clip planes e faccio un altro clic e chiudo. Se voglio uscire completamente devo premere il tasto destro del mouse. Se ora vado direttamente qua mi accorgo che io ho tagliato questi oggetti. Gli oggetti sono stati tagliati andando a vedere nei modificatori da due routine. La prima che noi abbiamo fatto, abbiamo tagliato la parte soprastante, che è questa, quando noi avevamo l'oggetto che la linea che si spostava, e quando noi abbiamo finito di tagliare, perché questo non è altro che un modificatore di slice che rimuove la parte bottom, lui ha messo un cap hole, quindi ha chiuso la storia. E infatti in questo momento quando sono qua io vedo lo slice. Questo significa che io potrei entrare direttamente successivamente all'interno del modificatore e andare a modificare la posizione dello slice, la sua rotazione, anche la sua storia, quindi remove, split mi spacchi la mesh, refine mesh, remove button e così via. Successivamente, quando noi abbiamo fatto l'altra operazione ancora, slice, cap e così via. Quindi altra operazione. Essendo modificatori si possono eliminare. Se lo faccio con il modify stack attivo, quindi nella modify, le cose visivamente cambiano, nel senso che lui che cosa mi fa vedere? Lo facciamo direttamente da qua adesso. Mi fa vedere lo slice plane. Che è questo, perché io sono appunto in modalità modifica e sono entrato nella routine dello slice. Se faccio un clic, ovviamente nella viewport con il tasto sinistro del mouse, rientro nella possibilità di fare orbitare questo slice plane in relazione al movimento appunto del mio mouse dove io voglio. Ed è per questo che è molto utile. Poi quando ho deciso faccio un clic ancora qua. Quando esco, lui che cosa fa? Si rimette ancora in posizione di slice, quindi mi dice guarda, c'è un altro slice. Ovvio che se io faccio un altro clic direttamente qua in questa posizione, vedete che vado ancora a tagliare, come abbiamo visto precedentemente. Se non mi piace, ruoto con la rotazione del mouse il piano in modo da tagliare nel verso che io preferisco. Ad esempio, la rotazione, posso tagliare la C qua sopra. Facciamo così, un clic, ok. Se gli dico tasto destro del mouse, esco, chiudo la routine. Ricordatevi che lui lavora su geometrie che sono uniche. Questo significa che questo è un oggetto unico. Andiamo a resettare un attimo 3ds Max Reset, dot yes. Facciamo oggetti più semplici.
Faccio un tubo direttamente qua e vado a fare una la nostra classica teiera qua. Ok. Questi oggetti sono scomposti, quindi non sono unici, non sono attaccati. Questo significa che tutte le volte, se io innanzitutto dico slice, lui mi dice guarda che tu devi avere una geometria selezionata, seleziono le due geometrie e gli dico slice, no, devi selezionare una sola geometria, select one geometry object, quindi anche qui select one geometry object, vuol dire che lui deve selezionarne una sola. Questo significa che io ad esempio posso tagliare qua ed posso tagliare qua e così via, faccio i vari tagli che voglio, ma in questo caso sono su una unica geometria che è questa. Se non mi interessa questo discorso, qui avete visto che lui ha chiuso la parte anche sopra, e voglio tagliare due oggetti, facciamo due teiere. In questo caso le devo prima collegare tra di loro. Facciamo così. 1 e 2. Convert to editable poly. Attach. Ok. Slice. Faccio un click qua. E lui qua cerca di tagliare, cerca di chiudere. Ovvio che su determinate inclinazioni un po' particolari potrebbe essere il caso, come in questo momento, ecco, di dover rifinire un secondo il taglio. È abbastanza simpatico come oggetto. Come ho detto, poi c'è sempre il concetto dello split mesh, per cui lui in questo caso le sta spaccando in due. Refine mesh, remove bottom e così via.